fare una volta un Amleto che non è tanto appunto l'esangue dubitoso principe, quanto un uomo che non vuole fare l'azione e che la ritarda il più possibile, quindi. Se questa troppo, troppo solida carne potesse fondere, evaporare, ricadere in rugiada, se contro il suicidio l'Eterno non avesse levato la sua legge, Dio mio, come tedioso, vuoto, stantio, sterile mi è il mondo con tutti i suoi usi. Abiezione del mondo, giardino di gramigna, vegetazione sconcia che pullula sovrana. A questo si doveva venire. Morto da soli 2 mesi. No, non da tanto, non 2. Un re così eccellente, che stava costui come Iperione a un satiro, innamorato di lei da non permettere agli zeffiri del cielo di toccarle il viso troppo rudemente, cielo e terra. Devo ricordare, si stringeva a lui, come se nuovo appetito rinascesse dal cibo, e ora non più tardi di 1 mese potessi non pensarci. Fragilità, il tuo nome è donna. 1 piccolo mese, prima che fossero consumate le scarpe con cui aveva seguito il feretro, eccola, lei, la stessa, Dio, l'animale che manca di ragione, avrebbe aspettato di più. Ecco la sposa a mio zio, fratello di mio padre, ma non più simile a lui che io a Ercole. Meno di 1 mese, prima che il sale delle lacrime ipocrite avesse finito di arrossarle gli occhi, rimaritata. Non è, né può nascerne bene. Ma spezzati cuore, devo frenare la lingua. Salute a vostra signoria. Sono lieto di vederti in buona salute. Orazio, se non mi confondo. Lui, principe, sempre il vostro umile servo. Il mio buon amico, ecco il titolo che scambierò con te. Cosa fai qui, Orazio, lontano da Wittenberg? In Amleto c'è una variazione enorme, è una tragedia piena di riflettori. Questa è una delle immagini che usa Henry James. Riflettori diversi che puntano ora su un aspetto, ora su un altro, quindi tutte le interpretazioni di Amleto sono possibili e sono in un certo limite legittime. Occhi senza tatto, tatto senza vista, orecchie senza occhi né mani, olfatto lasciato a se stesso perché anche una parte malaticcia di uno dei sensi, come potrebbe errare così? Vergogna! Dov'è il tuo rossore? Oh, ribellione d'inferno! Se puoi ammutinarti così nelle ossa di una matrona, sia la virtù una cera che fonde all'incendio della giovinezza, poiché la stessa neve brucia furiosamente e l'intelletto fa da mezzano alla volontà. Basta, Amleto, non più. Tu giri i miei occhi dentro la mia anima e io vi vedo macchie così nere e corrose che non si cancelleranno. Ma vivere nel rancido sudore di un letto insudiciato, nel putridume, facendo l'amore sul più sozzo letame. Non parlarne più! Queste parole pugnali mi straziano! Basta, dolce Amleto! Un assassino, un vigliacco, non la 200ª parte del vostro primo signore, un buffone di reo, un tagliaborse dell'impero e della legge che rubò il diadema prezioso da uno scaffale per intascarlo! Un re di toppe, un re di sovrattoppe! Sotto le vostre ali! Guardie del cielo, proteggetemi voi! Che cosa vuole la tua ombra sovrana? Ahimè, pazzo! Vieni a rimproverare il tuo figlio infingardo, che negli indugi del tempo e della passione trascura l'azione sollecitata dal tuo temuto comando. Parla! Io ho avuto soprattutto la fortuna, che ci vuole la fortuna anche in teatro, no? Di fare nell'età giusta. Credo che uno dei motivi del successo, posso dire abbastanza eccezionale, che ebbe lo spettacolo in quei lontani
iniziali anni 50 era dovuto al fatto che dopo una lunghissima tradizione di amleti piuttosto maturi, a volte addirittura vecchi, si vedeva un amleto giovane. È vero, signora, è sorte comune. E dunque perché sembra che tu ne soffra particolarmente? Sembra, signora? È. Io non so di sembra. Non è solo il mio abito nero di circostanza. Non sono singhiozzi e sospiri forzati, né il fiume copioso dagli occhi, né un viso compunto, buona madre, con ogni forma, guisa, mostra di sofferenza che possano farmi giustizia. Cose che l'uomo può fingere, di queste, diciamo, sembrano. Ma dentro io ho cosa che passa la mostra. L'altro è frangia, livrea del dolore. Un autore realista, nel senso più ampio della parola, come Shakespeare, è l'età, la conformità proprio biologica dell'interprete al personaggio, secondo me, è fondamentale. Siete onesta. Monsignore. Siete bella. Che vuol dire? Se siete onesta e bella, non lasciate che la vostra onestà discorra con la vostra bellezza. Potrebbe la bellezza aver miglior commercio che con l'onestà? Sì. Oh sì. Ha più potere la bellezza di tramutare l'onestà da quella che è in una ruffiana, di quanto l'onestà abbia forza di tradurre la bellezza a sua immagine. Una volta era un paradosso, ma ora i tempi ne offrono prove. Via mai. Così mi faceste credere, monsignore. Credermi non dovevate. Non si può innestare la virtù sul nostro vecchio ceppo e fargli perdere la sua natura. Non vi amavo. Tanto più fui ingannata. Va in convento. Perché vorresti farti madre di peccatori? Io sono passabilmente onesto, eppure potrei accusarmi di vizi tali che sarebbe meglio se mia madre non mi avesse partorito. Ambizioso, vendicativo, orgoglioso, con più peccati pronti al mio comando che io non abbia pensieri in cui versarli, fantasia per dar loro forma o tempo per commetterli. Perché gente come me deve strisciare fra il cielo e la terra? Siamo tutti della stessa razza. Non credere a nessuno di noi. Va per la tua strada, in convento.